Davide Bacchilega, con il racconto La nobile arte della difesa, si è aggiudicato la 30ª edizione del Premio Letterario Nazionale Trichiana Paese del Libro, riservato a un racconto inedito in lingua italiana incentrato quest'anno sul tema Il coraggio di rischiare. Oltre all'amministrazione comunale, fra le autorità presenti, anche il ministro bellunese Federico D'Incà, originario proprio di Trichiana. Fra i 240 racconti giunti da tutta Italia, la giuria, presieduta da Tiziano Scarpa, Premio Strega 2009, ha scelto l'opera di Bacchilega di Ravenna, che l'anno scorso era arrivato quarto. Un'opera che porta a riflettere il lettore sul tema dell'amicizia. È un racconto storico ambientato dagli anni 20 agli anni 80 in Italia, ma parla soprattutto di un'amicizia tra due persone profondamente diverse, un ricco ebreo e invece un popolano fascista, della loro amicizia che, nonostante le loro diversità, viene protratta nel corso dei decenni. Secondo posto per il racconto La notte di Natale del 1928 di Ilaria Giannini, terzo classificato il racconto Tienimi in vita di Silvana Carcano. 10 nel complesso le opere premiate, un'occasione per approfondire il concetto di rischio e di coraggio. A volte il rischio tira fuori da noi delle energie che non sapevamo di avere. Un'edizione che ha esaltato le sue stesse origini. Quest'anno compie 30 anni e quindi ci fa molto piacere che in questa occasione abbiamo potuto avere la collaborazione della casa editrice di Raffaello Cortina Editore, perché la famiglia di Raffaello Cortina con Beatrice Merlin negli anni 70, originaria appunto di Trichiana, negli anni 70 donò un fondo librario che portò alla nascita della Biblioteca Civica di Trichiana, che in quegli anni veramente pochi paesi avevano. E sempre la famiglia Cortina promosse anche la nascita del premio letterario, che poi si concretizzò all'inizio degli anni 90 e adesso quest'anno compie ben 30 anni.